una onorificenza, prego, da parte di Musicarte, dell'associazione Musicarte. Vorrei un ricordo, perché non mi piace questa parola troppo, perché mette un po' di tristezza, ma è sicuramente una prima di una lunga serie testimonianza di quanto noi vogliamo bene. Risparmio tutto questo e non vorrei impressionare il pubblico più del dovuto. Tuttavia posso che ringraziare per questo bell'omaggio e per questa serata, perché è proprio vero che la musica ha diritto all'anima, non si sa perché, dice il mio cantante preferito che Paolo Comune. E ovviamente sono anche contento che tutto questo si svolga in questa sede, che peraltro è uno dei gioielli dell'amministrazione pubblica. Chiederò sui costi di gestione sono impassibili e tuttavia resta il fatto che manifestazioni di questo tipo così ampiamente partecipate con ingresso libero e insomma sicuramente nobilitano queste mura, perché noi abbiamo bisogno di contenitori sicuramente, ma anche di contenuti. Grazie a tutti, complimenti agli artisti, io ho sempre sognato di cantare, insomma, diciamo, mi tocca cantare in consiglio comunale. Grazie, buonasera a tutti. Farsene una ragione. E poi l'esempio,
stato lì, si era formato, diventato magistrato, così come il mio procuratore di Corte Foggi negli anni 60. Erano anni, negli anni 60, in cui nella magistratura si acquisiva la coscienza di una Costituzione della Repubblica da far vivere nelle aule di giustizia, nell'applicazione della legge, nell'interpretazione della legge. Non è stato sempre così, non era così prima, insomma. E quindi era una generazione forte che portava avanti questo. Un po' nella magistratura italiana c'è sempre stato una sorta di imprinting per cui i magistrati nei tempi del fascismo negli anni 30 risentivano della cultura liberale, Mussolini non se ne fidava dei magistrati negli anni 30 e non aveva istituito i tribunali speciali. Negli anni 50 e 60 i magistrati di allora formati, quindi anziani, formati durante il fascismo erano onesti, avevano difficoltà a vivere la Costituzione, a applicarla. Erano i magistrati che condannarono Don Lorenzo Milani. Ed erano quei magistrati a livelli vertice che compirono poi una delle pagine, spesso le pagine più nere della magistratura italiana, ai vertici, di cui lo stesso Emilio Alessandrini fu testimone, perché egli si occupò all'inizio, fu uno dei primi a occuparsi del processo dell'indagine sulla Piazza Fontana, seguendo la pista, la cosiddetta pista nera. La vista fascista, guardando e occupandosi del intuendo che vi erano i servizi legati che andavano a influire sul terrorismo e a condizionare il terrorismo in Italia. Ebbene, fu quella vecchia magistratura ancora nostalgica a scrivere le pagine più nere, a togliere questo processo da Milano, a costruire una competenza di Roma che poi fu spostata, ma sottratto al giudice di Milano. E quindi questo esempio ulteriore di Emilio Alessandrini per me è una guida, una testimonianza. Quando oggi ancora nel mio lavoro ma lo dico senza retorica è davvero perché ricordo quei primi di quel 29 gennaio in cui io appresi per dare questa notizia, avevo soltanto 16 anni, quando ancora nel mio lavoro mi trovo in momenti di fatica, di difficoltà, di sconforto. Penso ad esempio ai tanti come Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Giulio Alessandrini, i quali non si sono mai fermati, hanno sempre continuato a porsi domande, sono sempre mettiti in cammino, si sono posti sempre dubbi, hanno cercato di superare le difficoltà, di guardare oltre le apparenze. E questo in un momento in cui, tanti momenti, un momento in cui vanno di moda soprattutto anche nella mia teoria, ma in genere, per citare un'altra canzone, che non citare tante, ne ho citato un'altra, vanno di moda gli andati, i rassegnati, i soddisfatti. Bene, preferisco ancora seguire l'esempio di chi si sentiva in cammino e non si è fermato di fronte anche ai rischi. Quindi ringrazio tutti quelli che mi hanno offerto questa occasione per commemorare, non avendo conosciuto, non essendo quindi un testimone diretto, questa figura e dopo la parola con la tricolore. Giuseppe Bellelli, lo ringraziamo. Sì, è un grande appassionato di musica, molto appassionato di musica e ringrazio da parte di tutto il pubblico di questo ricordo per il nostro caro giudice. Nicola, sono anche io Giulina. A posto? È bello bene. Ancora ringrazio te per uno dei miei più grandi e preziosi collaboratori negli 8-9 anni trascorsi insieme a Pescara, anche perché ha creato l'atmosfera giusta. Il 29 gennaio del 1979 era un lunedì, non so, lo ricordo bene, perché io stavo in udienza penale, ero per ore
di Pescara, ero arrivato a Pescara all'età del 1976, dopo 8 anni di Liguria. Verso metà mattinata, non dimentichiamo che all'epoca c'erano i mezzi di comunicazione di massa celeri come ci sono oggi. Oggi le notizie arrivano praticamente in tempo reale. A metà mattinata entrò nella mia aula, mi girò le spalle, funzionario della prefettura di Pescara, e mi sussurrò in un orecchio: stamattina hanno ucciso Pino Alessandrini a Milano. Ricordo che immediatamente partecipai alla notizia, agli avvocati e alle persone che erano presenti in quella affollata aula di giustizia, e immediatamente presi la decisione, che poi non ho preso più di la mia, sospesi l'udienza. Non me la sentii di andare avanti. Eppure Emilio era il settimo magistrato ucciso nei tre anni, da tre anni e mezzo a questa parte, al 29 gennaio 1978. Ne ricordo uno per tutti, al quale ero e sono rimasto molto affezionato, perché era Francesco Coco, mio procuratore della Repubblica, quando io ero sostituto, soldato, come giustamente avete detto per Piagevole, ucciso dalle Brigate Rosse per non aver voluto sottostare a un ricatto, perché i brigatisti che avevano rapito l'altro mio collega vicino di stanza, Mario Sossi, avevano chiesto in cambio della liberazione di Sossi la liberazione di alcuni terroristi di sinistra che erano detenuti nelle carceri di Genova e che avevano avuto l'ergastolo per omicidi e rapine che avevano commesso per autofinanziarsi. Coco rispose di no, si rifiutò di scarcerarli e un paio d'anni dopo fu ucciso sulla porta di casa sua, sostanzialmente, in quella strada dove tante volte le coincidenze che si verificano più che non si verificano, dove tante volte a tarda sera, per liberare l'autista che aveva famiglia, lo avevo accompagnato io, comprendatore, non andiamo via l'autista, l'accompagno io a casa. Emilio Alessandrini era nato a Penne il 30 agosto del 1942. Eravamo coetanei, sono nato anch'io nel 42, un paio di mesi prima. Si trasferì prestissimo a Pescara. Era il padre penultimo di sei figli, padre l'avvocato Berardo Alessandrini. Ha fatto tutte le sue scuole qui, dalle elementari fino al liceo classico, e uscendo dal liceo classico Gabriele D'Annunzio di Pescara sfatò la leggenda per la quale gli ultimi a scuola sono i primi nella vita e viceversa, perché all'esame di maturità classica fu il primo di tutto il liceo per la media che allora era in decimi, non in centesimi come adesso. Decise poi di fare giurisprudenza all'Università di Napoli, la stessa università che ho frequentato io, quindi ci siamo incontrati qualche volta. Non spessissimo, raramente, io frequentavo poco perché vivevo da Avellino, lui da Pescara, la necessità di trasferirsi a Napoli. Ci siamo laureati praticamente insieme. Abbiamo fatto lo stesso concorso di magistratura, abbiamo superato lo stesso concorso di magistratura, siamo entrati in magistratura insieme a novembre del 1967, sembra un secolo fa. Lui fece il tirocinio a Bologna e io a Napoli, quindi non ci siamo incontrati.
lui fu infondato alla Procura della Repubblica di Milano, io alla Procura della Repubblica di Genova. E anche durante questo periodo ci siamo incontrati qualche volta, perché la Procura della Repubblica di Milano, la Procura della Repubblica di Genova, in collaborazione ma non troppo con il procuratore pubblico di Lugano, perché trattandosi di fatti finanziari la Svizzera non aveva ancora deciso da che parte sta, solo di recente si è aperta alle richieste degli altri paesi europei e del mondo, e avevamo un'indagine in comune. Io poi nel 76 decisi di trasferirmi a Pescara e nelle estati successive ho capitato di incontrarlo, passavo le sue ferie qui, lui, la moglie Paola, bambino che era poi sostanzialmente coetaneo della mia prima figlia, insieme ad altri amici. Quindi ho avuto modo di conoscerlo, di parlarci, di discutere del più e del meno, e anche di apprezzarlo. Il 29 gennaio 1979 Emilio probabilmente sarebbe accaduto il giorno dopo, se quel semaforo al quale si dovette fermare fosse stato verde, quel semaforo al quale lo aspettavano questi tre criminali imbecilli di buona famiglia. Uno dei tre era il figlio di un ministro, era il figlio di Donat Cattel, ministro famoso all'epoca, che per via di questo e delle imprese precedenti del figlio vide tra l'altro distrutta la sua carriera politica, naturalmente ebbe il buon senso, l'obbligo direi, di ritirarsi dopo quello che era accaduto. Ma lì per lì non si sente chi era stato. Ci fu una rivendicazione trionfalistica di un gruppo che si autodefiniva prima linea, gruppo che era forte nel nord di Milano in maniera particolare. Solo dopo, per merito di un pentito, io uso la parola pentito con tutto il disprezzo di cui sono capace nei confronti di questi soggetti che fanno i bulli fin quando sono in libertà e che poi appena vengono arrestati si aprono per usufruire di benefici, di riduzioni di pena, eccetera. Un pentito, Roberto Sandalo, rivelò i nomi del comando, come si definivano, che aveva ucciso Emilio Alessandrini qualche minuto dopo aver accompagnato Marco a scuola. Si era rimesso in macchina, stava andando alla procura alle 8:30 del mattino all'incirca. Il semaforo rosso al quale lo aspettavano, evidentemente proprio fondando sul fatto che quella macchina si sarebbe dovuta fermare, se fosse passato sarebbero stati lì il giorno dopo, il giorno dopo ancora prima o poi si sarebbe verificato. Nella confusione del traffico delle 8:30 del mattino a Milano sparirono, rimisero le pistole nelle tasche dei giubbotti che indossavano e sparirono, andarono via. E così finì a 36 anni e mezzo, meno di 37 anni, la vita di Emilio. Io credo che però non lo abbiano ucciso solo quelli che hanno tenuto il rimetto. Perché Emilio non l'aveva mai chiesto, per quanto ne so io, ma non era stato protetto per niente, eppure c'erano dei segnali significativi che all'epoca furono ignorati totalmente. E qualche sospetto ce l'ho, e non solo io, perché nel settembre del 1978 fu arrestato il capo di un'altra formazione di estrema sinistra, di terroristi, si chiamava Corrado Mannoni ed era il capo delle formazioni comuniste combattenti a Milano. In casa di alunni furono trovate delle armi,
documenti vari e delle fotografie di Emilio Alessandrini. Questo avrebbe dovuto far scattare immediatamente tutta una serie di misure di sicurezza, avrebbe dovuto avere una scorta, il figlio sarebbe dovuto andare a scuola accompagnato dai carabinieri e dalla polizia di dal padre. E non si dica che all'epoca non c'erano queste consuetudini, perché la sua esperienza personale nel 1974 fu trovata in un covo delle Brigate Rosse una scheda intestata a mio nome e io per mesi sono stato circondato da carabinieri, io e la mia famiglia, senza neanche aver chiesto. Ad Emilio tutto questo non fu dato, era probabilmente troppo orgoglioso e sicuro di sé, perché chi compie il proprio dovere è sicuro per poter chiedere, ma nessuno ci ha pensato. Ma c'era un problema nelle tante inchieste che Emilio aveva portato avanti e stava portando avanti, perché si occupò fin dall'inizio del processo per la strage di Piazza Fontana a Milano, che come sapete fu indirizzata in una certa direzione, l'anarchici, l'Alprega, poi però venne fuori che c'era un'altra pista, che era quella del terrorismo nero, e che i servizi segreti, allora deviati, erano coinvolti in questa operazione di mascheramento della verità, in un tentativo forse di uno strano colpo di Stato. Poi abbiamo assistito a un tentativo di colpo di Stato fatto dai forestali senza armi, avrebbe dovuto essere fatto, non l'hanno fatto. I forestali, secondo le intenzioni del principe nero Iunio Valerio Borghese, che poi è scappato all'estero quando si scoprì quello che stava facendo, quindi l'estrema destra che tentava di recuperare in quella maniera il potere che aveva perso con la resistenza e con la fine della seconda guerra mondiale. E Livio aveva un'indagine nei confronti dei vertici dei servizi segreti. Interrogò poco prima di essere ucciso il generale Maletti, il generale Miceli, l'ammiraglio Enke, interrogò anche il presidente del Consiglio dell'epoca, che era Mariano Romoso. È strano con questa vicenda, però i servizi segreti devono far capo alla presidenza del Consiglio, per questo non è chiamato. Gli dettero delle risposte talmente insoddisfacenti che decise di rifare il giro degli interrogatori, di risentirli tutti contestando a ciascuno le inesattezze che erano emerse dagli interrogatori del caso. Non ebbe il tempo, non glielo fecero fare. Quando furono trovate le sue foto, strane foto, perché erano le foto di un televisore scattate durante un'intervista fatta a Emilio da un emittente milanese. Allora Emilio si confidò con il decano dei giornalisti di cronaca giudiziaria di Milano, al quale disse: sono sicuro che quelle foto ad alunni le hanno dati i servizi segreti, perché lui ci stava addosso. Ma poi, tra l'altro, tra parentesi, siccome evidentemente non aveva niente da fare, il capo dell'ufficio gli dette anche le indagini sul crack del Banco Ambrosiano, Guido Calvi, Sindona e così via, un altro ambientino da prendere con le molle, se vogliamo. Anche quello naturalmente poi ha dimostrato cosa poteva fare con Ambrosoli, che era il liquidatore del Banco Sociale. La rivendicazione di prima linea, quindi questi signori, c'è qualcuno che avrebbe dovuto pensare alla sicurezza di Emilio, c'era un capo dell'ufficio che avrebbe dovuto proteggerlo senza caricarlo, all'epoca non c'era il pool. All'epoca c'era uno che faceva e le informazioni poi si disperdevano se questo uomo avesse perso la memoria, diciamo così, o avesse deciso di trasferirsi altrove. E quegli stessi capi dell'ufficio che non hanno protetto, che poi hanno
combinato, come diceva Beppe giustamente, una serie di pasticci, questo processo che è stato sballottato da tutte le parti d'Italia fino ad arrivare a Catanzaro, dove si può capire, con tutto il rispetto del Tribunale di Catanzaro, quanto al Tribunale di Catanzaro potessero rendersi conto dell'atmosfera che si viveva a Milano in quel periodo. Era un tentativo, poi si è visto che è andato a finire il processo di Piazza Fontana, in nulla sostanzialmente, sotto di qua, sotto di là, prescrizioni. Ancora qualche anno fa stavamo a parlare di un fatto che si è verificato nel dicembre del 1969, quindi un bel po' di anni fa. Nella rivendicazione, le prima linea disse che aveva ucciso Emilio perché dava l'immagine di uno stato efficiente. Perché uno dei cavalli di battaglia di questi terroristi di sinistra o di destra erano indifferenti, erano intercambiabili. Io personalmente ho sequestrato all'interno dell'Università di Genova in quegli anni dei pacchi di documenti nei quali, farneticando, si diceva che terroristi di sinistra e di destra avrebbero fatto la rivoluzione insieme per abbattere lo Stato e poi se la sarebbero vista tra di loro per chi doveva avere la supremazia. Un documento, ripeto, ancora adesso non ricordo, assolutamente farneticante. Il primo obiettivo erano le caserme dei pompieri in maniera che non potessero andare a spegnere gli incendi che sarebbero stati appiccati al loro. Pensate, no? Quali menti eccessi potevano pensare, però ammazzavano, uccidevano. Ma secondo me c'è un altro motivo che prima mia non poteva confessare, e che io avevo avuto l'intuizione del lavorare insieme. E parlando e riparlando con un funzionario di polizia che poi ha fatto carriera, Santillo, Emilio Santillo, che è diventato questore, avevo deciso, aveva pensato Emilio che bisognasse creare un pool antiterrorismo di magistrati negli uffici, ma principalmente avevano deciso insieme la istituzione di una banca dati sul terrorismo, nella quale banca dati tutti gli uffici giudiziari d'Italia avrebbero rimesso le informazioni loro lo stesso, perché purtroppo all'epoca succedeva che il terrorista che scappava da Milano magari a Palermo non veniva fermato, non veniva arrestato, non stava fermato perché nessuno sarebbe fosse. Allora questo era probabilmente il motivo vero, al di là del motivo di facciata, perché Emilio era diventato pericoloso non solo per prima linea ma per tutti i movimenti eversivi che in quel momento buio infestavano l'Italia. Concludo questa cronaca, questa triste cronaca, con alcune considerazioni amare, permettetemi. Ma si può morire perché si fa il proprio dovere. Ma quale paese è questo che consente che chi lavora e fa il suo dovere venga ucciso e dopo 20 anni venga dimenticato? Dopo 20 anni, credo che sì. Si dice che io e Sardini e magistrati e poliziotti, carabinieri, professionisti, avvocati, giornalisti, tutti quelli che sono stati nel mirino delle formazioni eversive di sinistra e di destra sono degli eroi perché sono stati uccisi. No, non è per questo che sono degli eroi, perché non volevano morire, era gente che voleva continuare a vivere per fare il loro dovere. Sono stati degli eroi perché in un mondo di inetti, fannulloni, incapaci, hanno preteso di portare avanti questo paese. E noi dobbiamo dire grazie a loro se siamo ancora a galla e a quanti come loro oggi continuano a fare il proprio dovere, magari bistrattati, offesi, insultati, irrisi. Perché chi fa il proprio dovere in questo nostro bellissimo e sfortunatissimo paese viene irriso, viene preso in giro, il paese dei furbi. Se non cambiamo strada,
questo paese di strada non ne troverà più. Grazie. Posso parlare liberamente, quindi dirò, sicuramente li porterò
appunto questo festival, quanto successo popolare di pubblico, perché con pochissimi fondi, ma quasi zero, perché è una piccola polemica, purtroppo la famiglia quando si spende tutto e già un dopo non si viene da mangiare. Purtroppo si è speso un po' tutto in merito, il presidente merito, hanno speso un po' tutto con i fondi della cultura, eccetera, eccetera, e noi siamo rimasti un po' così a piedi. Però noi abbiamo sconfitto questa specie di ignoranza culturale che c'è stata come una specie di punizione, inventandoci questo ingresso a offerta libera. E ce l'abbiamo fatta e ce la faremo, quindi speriamo che nei prossimi anni con persone un po' più sensibili, anzi sensibili sicuramente all'arte e alla musica, possiamo continuare il nostro cammino, perché ormai questo anno ha 20 anni questa manifestazione, così come tante altre, e in modo intelligente cammineremo appunto insieme. La stessa cosa è il Comune di Pescara, ci sono molte lamentele, ma è anche vero che sono state fatte, chiedo scusa ma una piccola riflessione, sono pescaresi, siamo tutti pescaresi, gran parte pescaresi, anche qui sono stati spesi tanti soldi per cose, per eccetera, ma giustamente Pescara non ha più niente e quindi vorrei regalare una bacchetta magica appunto a Marco Alessandrini per poter realizzare questa città, che questa manifestazione sia di inizio e di sprono della positività che questa pesca ha bisogno. Buon lavoro, ascolteremo delle aneddote bellissime. Io mi sono ripromessa anche di fare una piccola dedica che noi musicisti facciamo sempre, come ho promesso alla mamma di una mia carissima amica che è Mandara, è una bravissima persona, una grande persona di cultura, e questa sera l'8 settembre appunto ricorreva appunto la scomparsa, però attraverso la musica si divide anche la vita delle persone. Grazie. Gracias.
sta Luisa Pinter, studenti, quando si siede a
Thank you.